sinistra unitaria europea, sinistra verde nordica, insieme con l'associazione Salute senza padroni e confini, al gruppo consigliare Milano il Comune del Comune di Milano. Abbiamo organizzato questo convegno invitando tutte e tre le associazioni e il gruppo parlamentare, invitando diversi esperti, diverse persone impegnate sul campo della salute, sulla difesa dei diritti dei cittadini, sulla difesa dei diritti degli stati più vulnerabili della popolazione. Il deputato europeo Estefania Torres arriverà nel pomeriggio. Intanto qui apriamo con diverse sessioni di lavoro in cui avete in programma i diversi interventi ed anche dei gruppi di lavoro intorno all'1:30 specifici per diverse organizzazioni. Do adesso la parola a Basilio Rizzo, a Brambilla a nome del gruppo consigliare. Pregherei di fare silenzio in modo da poter sentire con tranquillità. L'importanza di questo convegno è evidente a tutti. Siamo in un periodo dove l'attacco al diritto alla salute viene perpetrato unicamente sulla base di un concetto, il profitto. Purtroppo la salute è vittima di una mercificazione e questo comporta delle diseguaglianze fortissime. Do subito la parola a Basilio Rizzo, consigliere comunale a Milano, per il gruppo consigliare Milano in Comune. Grazie Basilio. Buongiorno a tutti, a tutte e a tutti. Non è la prima volta che a Milano si svolge un incontro che vede accomunati tra i promotori, il CUE e il nostro gruppo consigliare. Ricordo le iniziative sul tema dei migranti e soprattutto il convegno in vista dell'Expo che toccò temi connessi all'incontro di oggi. Non si tratta quindi di una collaborazione occasionale, estemporanea, ma di un impegno comune nell'affrontare temi che rimandano ai destini dell'umanità, un impegno comune che vogliamo con questo convegno riaffermare. Oggi il centro della nostra riflessione sarà la salute. Tra qualche minuto Vittorio Rioletto introdurrà da par suo la discussione e delineerà argomenti e contributi per i nostri lavori. Per parte mia vorrei brevemente indicare connessioni e similitudini che legano i temi affrontati in passato e quelli che dibatteremo oggi. Nel convegno Expo, contestando la logica per cui il tema del cibo e dell'acqua fu declinato tutto nell'ottica del mondo ricco e opulento, dominato dagli interessi delle multinazionali del settore. Ricorderete la Carta di Milano, manifesto conclusivo di Expo, peraltro dopo tanto battage pubblicitario ormai è sparito dalla riflessione politica. Carta di Milano che in sostanza rinunciava a porre con forza il problema del diritto al cibo e all'acqua per la parte povera del mondo, come ebbe modo di sottolineare anche la Caritas Internazionale, che era interprete della storica e coraggiosa svolta impressa dal Magistero di Papa Francesco su questi temi. Non meno ampia e sostanziale è la divaricazione che oggi segnaliamo sul tema della salute. Qui proponiamo la nostra riflessione che individua nelle profonde diseguaglianze sociali, nei mutamenti climatici indotti da un distorto e spesso criminale modello di sviluppo, le cause degli incrementi di mortalità e di morbilità in settori amplissimi della popolazione mondiale. Domani e lunedì, e forse anche oggi, di nascosto, nei palazzi distanti qualche centinaio di metri da qui, i rappresentanti dei padroni del mondo si riuniscono per decidere come meglio asservire le logiche di mercato i temi della salute
per perpetuare il monopolio delle multinazionali dei farmaci e procedere alla privatizzazione del sistema sanitario nei diversi paesi. Davvero due visioni opposte e inconciliabili e che confliggono fra loro. Io credo che noi siamo orgogliosi di provare a rappresentare quella visione egualitaria e dei diritti inalienabili dell'umanità che guarda la stragrande maggioranza degli abitanti del pianeta e non agli interessi dei pochi che intendono dominarlo. Avendo seguito la fase preparatoria del congresso, del convegno, posso anticipare la soddisfazione di cogliere che non vi è un mondo scientifico rigidamente e compattamente allineato ai voleri dei potentati economici e politici. Vi è una scienza che sa essere libera ed etica, fatta di donne e di uomini che scelgono di operare avendo come riferimento il bene comune e che offrono, col loro lavoro, alla militanza politica e sociale e soprattutto ai cittadini, saperi, conoscenze, strumenti per operare con efficacia, competenza e dunque credibilità. Alcuni di questi studiosi e ricercatori sono qui con noi e credo a nome di tutti di ringraziarli caldamente per la loro presenza e per il loro lavoro. Essi sanno, come più di me, che i nostri convegni non vogliono essere solo, cosa che comunque non sarebbe poca cosa, un'occasione di confronto di saperi e di conoscenze. Noi vorremmo che nei e dai nostri convegni nascessero indicazioni di azione, campagne di mobilitazione, obiettivi di programma sui quali muoverci, unirci e raggiungere risultati. Proveremo a farlo anche in questa occasione. Parleremo dei danni dovuti all'inquinamento cercando di proporre il modo concreto con cui combatterlo, diminuire le emissioni dannose, privilegiare il trasporto pubblico, tutelare il territorio. Parleremo dei disagi sociali e guarderemo alle misure per combatterli, alla tutela dei servizi di prevenzione, a difendere ed estendere il welfare. Parleremo dei danni alla salute provocati dalla povertà e vedremo come organizzarci per difendere la sanità pubblica contro ogni forma esplicita o nascosta di privatizzazione. Parleremo di scienza e di ricerca, chiamando a raccolta per contrastare l'asservimento di esse alle multinazionali e, giusto per fare un esempio qui a Milano, per respingere il modello Human Technopole che ci vogliono imporre. Affronteremo la questione epocale dei mutamenti climatici pensando a come combatterne gli effetti devastanti, alla siccità, alle carestie che gonfiano le pene e le ondate dei migranti. Posso fermarmi qui, riservandomi per concludere un pizzico di orgoglio milanese. Il convegno che abbiamo fortemente voluto è anche una forma di tutela della reputazione dell'immagine della città. Milano non meritava di essere vista come una città cloroformizzata, passivamente omologata al sistema di potere dominante. Una città che non alza la testa di fronte agli zar della terra che pensano di poter fare e disfare al loro piacimento. Mi sono permesso il vezzo di usare il termine zar della terra, non a caso, perché in un novembre del 17 non si può non pensare, nella secolare conflitto tra oppressi e oppressori, al valore simbolo di un altro 17 100 anni fa. Milano non può ridurre il proprio sguardo sul futuro alla corsa spasmodica a vedersi assegnata la sede dell'EMA. Rincorrendo oggi i signori del farmaco, come ieri i signori del cibo e dell'acqua privata. Per questa opportunità che è stata data alla nostra città e che, lo voglio dire, non ha trovato insensibile una parte dell'amministrazione comunale, che quindi ben volentieri ringrazio, mi sento di ringraziare ancora e fortemente il CUE, il Comitato per la Salute Senza Padroni e Senza Confini, le associazioni
che hanno reso possibile, insieme a tanti compagni che non citeremo perché alla fine ringrazieremo per il lavoro che hanno fatto perché questo convegno si potesse fare, e vi assicuro che non è stato facile farlo, e perché questo appuntamento diventi una cosa importante, e le persone che sono qui sono sicure che con la loro partecipazione e la loro volontà di proseguire anche oltre lo renderanno importante. Grazie davvero e buon lavoro a tutti voi.